Ecco, questo mi sembra un posto sicuro per sostare. Però teniamo bene gli occhi aperti. Tensi, tu farai il primo turno. Io? Certo. È stato il tuo sonnellino non autorizzato che ci ha cacciati in questo brutto guaio, se ben ricordi. Quindi è giusto che tu sia l'ultimo dei tre a dormire, mio caro. Ha ragione, Tensi. Io ti ho visto. Non è vero, è una bugia. Io non stavo dormendo affatto. Mi ricordo i bei vecchi tempi, quando gli specchi erano apprezzati nel mondo delle persone. Erano oggetti preziosi, rari e magici. Ma adesso... adesso sono fatti quasi tutti con una tecnica scadente, utilizzando del materiale di pessima qualità. Il guardaspecchi, purtroppo, è una professione che sta scomparendo. Perché? Perché soltanto i più belli tra i vecchi specchi possono essere usati come passaggi tra i nostri due mondi. Sarà, ma a me sembra impossibile. Ah, davvero? E sì che uno specchio l'hai appena attraversato, ma adesso basta chiacchierare o sveglieremo qualcuno o qualcosa. Buonanotte. Mi piace, Tensi. No, non è colpa tua. Melilot ha ragione. Non sono altro che un guardaspecchio fallito che si merita di essere piantato. No, invece, hai sorvegliato lo specchio della mia bisnonna per tutta la vita e hai fatto un ottimo lavoro. Lei non ha mai avuto il minimo problema. Lo riferirò io alla regina Aesop. Oh, ti ringrazio, Mary Margaret, ma non credo che servirà un granché. Io ho messo in grave pericolo i nostri due mondi. Tensi. Che cosa c'è? Devo farti una confessione. Io ce le ho quelle bacche. Oh, accidenti! Bugiarda! Shh, non urlare così, non vorrei svegliare Melly. No, bugia, non sei più amica mia. Mi dispiace, Tensi. Avevo paura di dirtelo perché le ho prese dallo studio di mio padre. E se lui lo sapesse, si arrabbierebbe. Cos'è successo a queste tre? Le bacche valgono solo per una traversata, una bacca, un viaggio, dopodiché... puff, perdono il potere! Ma io sono passata una volta. Ma questo non è possibile, a meno che, naturalmente, non sia entrato anche qualcun altro. Oh, povero me, è meglio che tu mi dica chi è. Dobbiamo confessare tutto alla regina Aesop. Ma io sono venuta qui da sola, te lo giuro, Tensi. Le bacche non dicono mai bugie, le persone molto spesso. Devi credermi, sì, lo so che ho mentito negando di averle, ma ti giuro che adesso sto dicendo la verità. Stai attenta, Mary Margaret! Attenta, Mary Margaret! Bella! Donna! Siete veri! Certo che siamo vere, siamo fatine! Grazie per averci fatto tornare a casa! Te ne saremo sempre grati! Attenta, Mary Margaret! Fanno il soffietico! No! Tensi! Tensi, vuoi stare buono? Ma non è colpa mia, Mel. C'erano due folletti. Ma che cosa diavolo dici? I folletti sono bloccati nel mondo delle persone da un'eternità. Tensi. Voi due potete dormire tranquilli adesso. Farò io la guardia. Un'idea eccellente. Thank you.
Bella? Donna?